Dal 16 al 19 settembre, sui palcoscenici del Teatro Savoia e dell'Auditorium della Fondazione Molise Cultura, si svolgerà il Festival delle Percussioni, giunto alla 12ª edizione e curato dal Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso. Parte importante dell'evento è anche il premio internazionale dedicato allo scomparso musicista e docente Marzio Rosi. Innovativo e denso, innovativo perché le prime assolute sono tante e poi in più rispetto agli altri anni c'è questo nuovo contenitore che noi abbiamo chiamato Ricerca e Formazione, che raccoglie proprio le proposte editoriali, che quest'anno sono tante, veramente tante, provengono da fuori, ma quello che più ci piace è che ve ne sono alcune che provengono da dentro, cioè di nostri studenti che oggi sono ormai dei professionisti, che hanno prodotto delle opere editoriali riguardanti il nostro settore e che hanno voluto proporre la loro prima presentazione nel nostro festival. Questo è molto interessante. Ricordiamo purtroppo che Cristoforo purtroppo quest'anno non c'è più, ma noi vogliamo che iniziare la pratica formale per intitolare la storica classe di percussione, la numero 3 del nostro conservatorio. Un passaggio fondamentale lo continuiamo a fare sul premio Marzio Rosi, che anche questo ricorda una delle figure più importanti del nostro conservatorio, che hanno dato una spinta fondamentale sin dall'inizio. Proprio ricordiamo che oggi il conservatorio festeggia i 50 anni della fondazione. Questo premio continua ad essere importante e continua a far convogliare in questo luogo, a Campobasso e quindi nel nostro conservatorio, delle professionalità che partecipano al premio di alto profilo, e la formula è quella dell'esecuzione dal vivo della finale che sarà il 16, dalla quale poi verrà fuori il vincitore che noi eseguiremo il 19 a chiusura della manifestazione. Un altro focus importante è il vibrafono. Quest'anno il vibrafono, uno dei nostri strumenti, compie 100 anni. In questa occasione abbiamo voluto costruire un focus, abbiamo raccolto intorno a questo strumento in una conferenza i più importanti vibrafonisti e docenti italiani. Abbiamo Andrea Del Becco di Milano, avremo Luca Cusella della Scuola Civica di Milano, Pasquale Bardaro del Conservatorio Teatro di San Gallo di Napoli, Perin, grande solista di Padova. E tutti questi contribuiranno a dare la spinta finale perché il vibrafono guadagni il titolo, diciamo, la possibilità di poter istituire il diploma accademico di primo e secondo livello di vibrafono jazz. Già è possibile prenotare il biglietto di ingresso sul sito di Live Ticket.